La malattia di Menkes, o sindrome dei capelli ritorti, è una condizione morbosa congenita, ad evoluzione fatale, dovuta a un difetto di metabolismo del rame, caratterizzata clinicamente da anomalie dei capelli, disturbi neurologici e ritardo psicofisico, radiologicamente da tortuosità del circolo arterioso ed alterazioni scheletriche scorbutiformi e rachitiformi, biochimicamente da ipocupremia. È una forma di raro riscontro, 1 su 40.000, trasmessa con eredità gonosomica recessiva, dovuta a deficiente assorbimento intestinale di rame. La malattia inizia nei primi mesi di vita e, se non trattata con supplementazione di rame nella dieta, porta a morte entro il terzo anno. Si manifesta con deficit accrescitivo, talvolta già presente alla nascita, grave ritardo mentale, spasticità e crisi convulsive, anomalie dei capelli, che oltre a presentare rigonfiamenti noduliformi, monilectrix, sono contorti, piritorti e facilmente fratturabili, tricorexis. Esiste inoltre microcefalia, con ossa vormiale, specie nei parietali in sede sagittale e frontallare posteriore, e micrognatia. Il petto è escavato, un rosario controcostale. I distretti metafisari risultano ingrossati. Sono possibili fratture spontanee. L'arteriogramma mostra tortuosità del circolo arterioso cerebrale e di quello degli arti, con presenza di rami soprannumerari. L'interessamento scheletrico si manifesta già verso il secondo o terzo mese di vita, prima con fenomeni di osteoporosi diffusa e poi con la comparsa di iperostosi corticale delle ossa lunghe simili alle reazioni scorbutiche e con alterazioni dei distretti metafisari, soprattutto quelli inferiori del femore, che appaiono allargati ed irregolari, con caratteristici sproni marginali, assumendo un aspetto rachitico simile. Queste alterazioni si attenuano e spariscono verso l'anno di età. Malattia di Menkes, lattante di 4 mesi, caratteristico aspetto dei capelli all'esame macroscopico e microscopico, monilectrix, piritorti, tricorexis. Stesso caso, osteoporosi diffusa con allargamento dell'estremo anteriore delle coste e appuntimento dei margini epifisari dei polsi e delle estremità inferiori dei femori. Stesso caso, radiografia cranio-facciale, accenno ad ossa vormiale lambdoidee, micrognatia. Panangiografia cerebrale anteriore, decorso tortuoso dei rami della carotide interna, con rami soprannumerari, giri su giri. Arteriografia omerale, decorso tortuoso del tronco principale dell'arteria e dei suoi rami. Malattia di Menkes, lattante, incurvamento della diafisi femorale e caratteristiche immagini a sprone della metafisi distale dei femori, aspetto pseudorachitico.